Io sono di Tradate, in provincia di Varese, pochi chilometri da dove Quindi, sei venuto insomma, questa questa parte. vicenda la conosce bene, credo abbia presentato anche un'interrogazione Sì, parlamentare sul perché è giusto punto. interrogarsi e soprattutto porre dare delle risposte velocemente su quello che è il contesto familiare che sta dietro, nel quale queste ragazzine, che evidentemente non sono ancora in una fase di maturazione, perché sono a scuola, stanno studiando, stanno imparando, ma qual è il contesto culturale che le ha portate a questo gesto? Se c'è Aspetti, però un'azione. analizziamo prima il gesto, no? Poi vediamo anche No, il contesto vediamo anche chi l'ha familiare. fatto, perché se l'ha fatta una persona di 50 anni è un conto, se l'ha fatta una ragazzina di 16 anni è Bene, un altro no, discorso. benissimo, però la ragazzina di 16 anni dice: io vorrei capire perché ci alziamo per fare il minuto di silenzio per i fatti di Parigi e non ci siamo alzati 3 giorni prima per l'aereo russo. La domanda in sé è così sbagliata? La domanda in sé è preoccupante perché significa che c'è un contesto familiare o culturale alle spalle che porta delle ragazzine, in questo caso, a dissociarsi rispetto a un gesto di solidarietà. Non è il chiedere un gesto in più, ma è il tirarsi fuori rispetto a un gesto di solidarietà o in quel momento di riflessione sui fatti che erano accaduti. Questo è molto grave e la preoccupazione che mi pongo è qual è il contesto che sta alle spalle. Il Però contesto forse familiare, ci quello interroga educativo. anche sul fatto che abbiamo sensibilità di tipo A o di tipo B a seconda di chi sono le vittime, no? Cioè, siccome quelli sono francesi, allora sono i nostri morti, siccome quegli altri non sono francesi, non sono i nostri morti. Forse dicono una cosa, insomma, guardi, che anche il senso comune ci aiuta a capire. Da questo punto di vista il perbenismo andrebbe messo da parte, perché qui abbiamo di fronte degli attacchi terroristici. Qualche settimana fa non si capiva ancora cosa era successo, ad esempio, sull'aereo che è accaduto l'altro giorno. Ma tutti i giorni, in questo momento nel mondo, purtroppo qualcuno sta uccidendo qualcun altro. In quel caso, la scuola, su indicazione tra l'altro che valeva per tutte le scuole del paese, stava svolgendo un gesto di profonda riflessione sui fatti di Parigi. Io non vado a dire quello che non è stato fatto e che potrebbe essere fatto. Giudico che ci sono delle adolescenti che si sono chiamate fuori, chiedendo un distinguo, e allora a questo punto mi interrogo su quello che è il sistema che sta alle spalle e che le ha spinte a questa riflessione negativa. Mi faccia sentire l'opinione di Hind Talibi.